One Podcast. Covid, chi ha sbagliato paghi, ma non si processa un'emergenza. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Dopo 1102 giorni e migliaia di morti, di persone rimaste segnate per la vita, per il cosiddetto long Covid, la procura di Bergamo ha dunque chiuso le sue indagini su quello che accadde in quei drammatici primi mesi di pandemia, soprattutto in una zona che fu l'epicentro del Covid e della nostra disastrosa gestione in quel periodo. Stiamo parlando di Bergamo, stiamo parlando della Val Seriana e di quei due paesi che in quella stagione, 3 anni fa, assurgero alle prime pagine di tutti i giornali e alla dolorosa cronaca dei nostri lutti. Parliamo di Nembro e di Alzano Lombardo. In quella stagione, dunque, secondo i magistrati bergamaschi, si doveva, era necessario intervenire per istituire subito la zona rossa e dunque blindare quel territorio. La diffusione del virus fu sottovalutata, eppure i dati a disposizione da settimane indicavano già che il quadro clinico in quell'area stava precipitando e la situazione sfuggiva di mano, anche perché eravamo in una fase nella quale combattevamo contro un nemico sconosciuto. Tutto questo, a giudizio della procura, precipita con ben 17 indagati e più 2 alte personalità della politica italiana, l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'allora ministro della Salute Roberto Speranza, a loro volta indagati, ma per i quali le carte vengono trasferite al Tribunale dei Ministri. E poi appunto altri indagati eccellenti, si direbbe col linguaggio dei tempi di Tangentopoli, da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia appena rieletto, fino al suo ex assessore al welfare Giulio Gallera e poi tutto l'insieme dei virologi che facevano parte del cosiddetto comitato tecnico scientifico, a partire dal presidente del Consiglio Superiore della Sanità Franco Locatelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e poi il coordinatore del comitato tecnico scientifico nella prima fase dell'emergenza Agostino Miozzo e Giuseppe Ruocco, direttore generale del Ministero della Salute tra il 2016 e il 2012. Bene, questo è il quadro indiziario e gli elementi per capire dove sono state le colpe e dove sono state le responsabilità e in che cosa si sono concentrati i mancati adempimenti. Tutto questo sarà oggetto di questa inchiesta, la cui ipotesi di reato è molto grave, stiamo parlando di epidemia colposa per tutte queste persone. Sono prove che andranno trovate, ove mai appunto il processo scatterà, e non sarà affatto facile. Per questo nel momento in cui la notizia arriva e precipita, soprattutto nel mondo politico, la reazione deve essere improntata al massimo senso di responsabilità. Sappiamo che sul Covid si è combattuta anche dal punto di vista politico una battaglia aspra, a tratti addirittura feroce. Sappiamo bene che anche in questa stagione c'è una parte della destra che non rinuncia a puntare il dito contro chi volle ad ogni costo chiudere tutte le attività con i famosi lockdown, arrecando danni seri alla nostra economia. Questa è l'accusa che si muove in presenza di un virus che in realtà non era così pericoloso. Anche questa è l'altra tesi che circola, soprattutto nell'area Novax, no Green Pass e alla fine, come dicemmo all'epoca, no brain. Sembravano persone che non fossero molto in grado di ragionare. Ma gli strascichi di quelle polemiche ce le portiamo dietro ancora oggi. E appunto la destra chiede che si sia rivisitato quel periodo. Tuttavia qui siamo in presenza di una dinamica esattamente opposta, perché mentre la destra accusa chi allora gestì l'emergenza in modo troppo severo, appunto ricorrendo alle chiusure sistematiche, qui viceversa la magistratura indaga per un'ipotesi di reato che è esattamente l'opposto, e cioè non si fece abbastanza per chiudere ed impedire la strage, che allora
fu proprio una strage. Stiamo parlando appunto di migliaia di persone che persero la vita nella primissima fase. E oggi i familiari delle vittime sono soddisfatte per questo esito processuale. Da oggi si riscrive la storia della strage bergamasca e lombarda, la nostra storia, la storia delle nostre famiglie, delle responsabilità che hanno portato alle nostre perdite, la storia di un'Italia che ha dimenticato quanto accaduto nella primavera del 2020, non a causa del Covid-19, ma per delle precise decisioni o mancate decisioni. Questa è la nota dei familiari delle vittime di fronte alla notizia della chiusura indagini da parte della Procura di Bergamo. Ma su tutto questo, appunto, sulle decisioni sbagliate o sulle mancate decisioni e sul profilo penale di queste scelte si dovranno pronunciare i magistrati. Una cosa, tuttavia, è chiara e va detta fin da ora, appunto all'insegna del senso di responsabilità. Non si può mettere tutti dentro uno stesso calderone, non si può giudicare una tragedia che ha riguardato l'intero pianeta e che ha sconvolto l'intera umanità con il metro di giudizio della vendetta politica. Se errori e se reati ci sono stati, la magistratura avrà tempo e modo di approfondire e di stabilirlo. Ma quello che non si può fare è aprire un processo sommario nei confronti di un'intera stagione che purtroppo ha visto coinvolti allo stesso modo ceto politico, personale sanitario, società civile, in Italia e all'estero. Insomma, si faccia pure luce, si faccia chiarezza su tutto quello che è successo, ma una sola condizione: che si tenga conto che la pandemia c'è stata e che ha mietuto centinaia di migliaia di vittime e soprattutto che non si arrivi al paradosso di voler processare un'emergenza. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini, una produzione One Podcast.